Il progetto Sisyph inizia ad essere noto, si parla di un progetto con compatibilità ambientale. Sindaco, lei ha avuto modo di leggerla questa relazione? Non penso che si possa dare un giudizio su una relazione di qualche pagina se parliamo di progettualità. Allora, se dobbiamo essere seri e fare dei discorsi seri per questa città che già sconta tantissime situazioni di criticità, dobbiamo dire che questa città e il sindaco in prima persona si esprimerà solo e solamente quando avrà avuto un progetto, così come definito dalla legge del progetto. Altri sono atti soltanto di studio. Sull'atto di studio noi non ci vogliamo fare niente, però sin da ora dico a tutti quanti che questa città merita uno sviluppo che va nella direzione della sostenibilità ambientale, è del caso della battaglia di Anghia Energas, e soprattutto degli investimenti che devono reggere sul territorio per dare occupazione, ma occupazione quella vera. Altri discorsi non interessano, pertanto quando avremo quella progettualità definita progetto, allora ci potremo esprimere, ma in un processo di partecipazione democratica, cioè le progettualità devono essere condivise con la città. Sindaco, ma al momento il comune di Manfredonia non è stato sollecitato a questo riguardo? No, il comune di Manfredonia ogni qualvolta è stato interpellato in maniera, chiamiamo così, superficiale, perché fino a che non c'è progetto io non mi posso esprimere, ha sempre detto quello che ho ripetuto io poc'anzi. Noi ci possiamo esprimere soltanto su una progettualità. A questo punto, anche se il comune di Manfredonia non interviene nei processi autorizzativi, però tutti devono comprendere che poi quelli che sono i risultati positivi o negativi di un investimento ricadono su questa città. Quindi noi abbiamo il diritto e il dovere di intervenire su tutti i processi.